figlio del CSKA Mosca che torna a casa a Mosca per la scontro diretto a favore dei giallorossi. Gruppo F, andiamola a vedere. Gruppo F, Barcellona primo e testa di serie con 15 punti, Paris Saint Germain seconda 13, vengono pari l'Ajax, torna a Cipro l'Apoel Nicosia con un punto. Gruppo G, Chelsea primo e testa di serie a 14 punti, Schalke seconda 8 punti, va in Europa League a 7 punti lo Sporting Lisbona, torna in Croazia, o Slovenia scusate, il Maribor con 3 punti. Gruppo E, Porto primo e testa di serie 14 punti, o Shakhtar secondo 9 punti, va in Europa League l'Athletic de Bilbao e il Bade Borisov ritorna in Unione Sovietica, in Russia. Bene, questi erano appunto le classifiche e quindi anche i qualificati. Allora, questi erano i numeri che ci siamo appunto dati. Io direi adesso di vedere e passare all'Europa League un attimo, ci sono delle partite. Le partite sono all'84esimo, alle 2 delle 18, Dnipro 1, Saint-Étienne 0 e l'Inter che pareggia 0-0 a Quarabar, col Quarabar. 0-2 il Villarreal dopo 41 minuti sta vincendo contro l'Apollon. 0-0 al 24esimo in Turchia Besiktas Tottenham, al 41esimo tutte le altre sono al 41esimo e sono Bruges 1, AJK 0, Dinamo Zagabria 2, Celtic 2 e il Copenhagen in 9 al 41esimo 1, Torino 1, ma c'è un calcio di rigore. C'è un calcio di rigore per il Torino proprio in questo momento, che appunto viene cacciato in 9, viene cacciato Mattias Jorgensen dopo il rosso ricevuto, ha tentato di spiegarsi con l'arbitro, ha nulla da fare, è espulso. Quindi c'è il fallo di Mattias Jorgensen, ha tirato un avversario, intervento piuttosto ruvido, grande gioia da una parte, si appunto all'altra, l'arbitro ha fischiato il calcio di rigore per il Torino che era passato in vantaggio con Jackson, che scusate, ha pareggiato e ha marcato il Toro che sta tra che praticamente sta vincendo. Poi ci abbiamo l'1-0 del Mönchengladbach con Zurigo, lo 0-0 da Paninale e Storillo, 0-0 a Partizan e Aster, 0-0 PSV e Dinamo Mosca, 2-0 il Salzburg, 0 l'Astra. Oh, stasera c'è Everton con Rosnak, Fiorentina Dinamo Minsk, Legia Trasport, Lille Wolfsburg, Medalli Kravik Lokeren, Napoli Slovan Bratislava, Pauk San Luico in Camp, Rio Ave Albark, Sevilla Rijeka, Standard Liegi Feyenoord, Steaua Bucarest, Dinamo Kiev, Young Boys, Sparta Praga. Rientriamo subito col primo collegamento telefonico. Yeah.
eccoci, siamo rientrati in diretta, insomma, sotto le musiche della Champions League, e abbiamo Andrea Di Pietropaolo in diretta con noi. Ciao Andrea, e questa musichetta purtroppo non si può più risentire per la Roma, però insomma, in un girone così difficile, poi alla fine l'Europa League non è neanche male. Tu da che parte stai, dal bicchiere mezzo pieno o dal bicchiere mezzo vuoto? Allora, intanto buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Io ti dico che basterà aspettare un annetto e la risentiremo magari con miglior fortuna. Io ieri sera, lo confesso, sul 2-0 ho spento la TV. Mi sembra che io e te ne abbiamo discusso quest'estate, non so se con te o con i ragazzi, ma io l'avevo detto dell'Europa League, no? Sì. Perché secondo me la Roma era attrezzata più per quella che per altro. Parliamoci chiaro, io non sono scottato, non sono dispiaciuto, non sono disperato, sono un po' tramortito, come ti avevo detto l'altra sera, quella di ieri sera sarebbe stata la classica serata del tifoso romanista, e così è stata. Il pareggio a Manchester e la vittoria schiacciante con il CSK ci ha reso tutti un po' ubriachi. Ed è stata la stessa ubriacatura, secondo me, di cui ha sofferto la squadra nel momento in cui prende 7 ricchi fischioni dal Bayern in casa. Abbiamo in parte fatto un po' gli sbruffoncelli, secondo me, e comunque tu la qualificazione non l'hai persa ieri, l'hai persa a Mosca, no? Certo. Con il pareggio 1-1. Dopodiché giocheremo il giovedì, io spero che questo non rubi energie al campionato, e soprattutto spero che sia l'occasione magari per vedere qualche giocatore che non si vede tutti i giorni, anche se le squadre che sono scese insieme a noi in Europa League non sono proprio squadre del dopolavoro dell'ex Unione Sovietica, insomma. Senti, sono, poi c'è anche questa notizia, Andrea, che la Roma non è testa di serie, perché da quest'anno c'è questo meccanismo, oltretutto non so se è giusto o sbagliato, questo non te lo saprei dire, che permette, se prima tutte quelle della Champions League erano teste di serie, adesso solamente alcune, e quindi in base al punteggio. La Roma, avendo fatto 5 punti, non sarà testa di serie, dovrà giocare la prima in casa e la seconda fuori casa. Ti dico, questa è la prova di prova del fatto che è stata una serata da romanisti, perché tu vai in Europa League scendendo dalla Coppa Campioni nel momento in cui cambiano le regole. Ma sorvolando su questo, è vero che io mi sono guadagnato il diritto di giocare la Coppa Campioni, quindi in teoria sono più forte delle altre squadre che già erano in Europa League. Dopodiché la Roma, anche se non girone di ferro, ha fatto solo 5 punti, una vittoria e 2 pareggi. Ha subito 3 sconfitte, e se non sbaglio ha subito 14 gol, quindi sì. Che ti devo dire, proveremo a fare fieno in cascina a Roma anziché, che ne so, a Donetsk, piuttosto che non so dove altro possiamo andare a giocare, insomma. Sono contento che non becchiamo il Liverpool e che almeno al primo turno non becchiamo le italiane, insomma. Sì, beh sì, l'italiano al primo turno non si possono prendere, il Liverpool non si può prendere appunto perché, come la Roma, non è testa di serie, avendo fatto un brutto girone, anche lui credo 4 esatto. Punti se non erro, mo te lo dico subito. No, mi sa che come la Roma. Esatto, perché nella fotografica ricordavo il fatto che la Roma era l'ultima squadra, diciamo, a livello di punti, quindi voglio dire, ci sta. Poi la bacheca della Roma, se qualcuno magari se ne è scordato perché è giovane, non è che è così piena di trofei, per cui io, se potessi portarmi a casa il trofeo dell'Europa League, insomma, proprio il porta in brevi non ce lo farei, ecco, mettiamola così, sì, avrei vinto qualche cosa.
Su questo non hai veramente tutti i torti. Senti, invece, entrando nella questione della partita di ieri sera, insomma, tu non pensi che ieri sera con un altro attaccante, un attaccante da, che possa giocare in Europa, un attaccante di questi da 6 milioni di ingaggio e da 20, da 30 milioni di acquisto, forse una di quelle azioni, su tante azioni sullo 0-0 che ci sono state, la palla fosse, sarebbe entrata, perché ieri il Manchester City, ricordiamolo,